Buonasera a tutti gli amici di Gamesurf. Questo pomeriggio siamo in una coppia che scoppia perché mi serviva uno che sapeva guidare bene e che però non potrà guidare, quindi avrò io il comando delle automobili di Mad Max e sono in compagnia niente meno di Io. Oh, che parla con la sua bellissima voce suadente che ha conquistato tutti i miei colleghi di lavoro, ragazzi, ve lo dico. Cioè, quando farà le dirette Valerio potrò metterlo in streaming tipo con Dolby Surround che non abbiamo in ufficio. Però potrò Infatti, ho farlo. preparato lo studio per registrarmi con 5 microfoni in Che contemporanea. figata, cioè, vedi. No, perché tutti i colleghi mi hanno fatto: ma chi è questo? Oh, figo, fammi vedere pure a me. Infatti, speriamo che si iscrivano così. Prendiamo due piccioni con una fava. Comunque, ragazzi, stiamo mandando in streaming. Anzi, fra poco, perché adesso c'è il nostro solito banner. Che ora cambio e sostituisco con TAC. Abbiamo la schermatina dove c'è il nostro. Comunque, questa cosa che le tue dirette sono più fighe perché partono col banner, poi c'è i fade, eccetera, mi dà molto Ma fastidio. io perché sono un professionista, cazzarola. Sono un professionista. No, vabbè, a parte scherzi, ho sempre impostato questo metodo, nessuno mi ha seguito, quindi io credevo anche di stare nel torto a fare queste cose. No, ma io ci ho provato per un po', solo che voleva dire spostare la console davanti al PC tutte le No, volte e ho vabbè, io subito sono desistito. acchitato Ma non meglio, diciamolo al ragazzi, capo, che sennò perché. poi viene a prendermi direttamente a casa. No, ma ci mancherebbe altro, ragazzi. Io diciamo che sono impostato così perché ho il piacere di poter giocare tutto da PC e c'ho tutto vicinissimo. Quindi, siamo così, insomma. E vi stiamo facendo vedere Mad Max un'altra volta, ma ve lo stiamo facendo vedere su PC. Su un PC di fascia, alta, perché posso. Finalmente vantare un PC di Sporone. faccia. Vabbè, dai, almeno quello fatemelo vantare, no? Cioè, io che sono un appassionato del PC gaming, ho seguito il consiglio di Roberto per quanto riguarda la recensione, quindi mi sono comprato Mad Max di tasca mia e me lo sto giocando. A me sta piacendo, mi trovo anzi molto in linea con l'articolo. Adesso vi daremo una rinfrescata, ma una Bravo, rinfrescata. raccontami un po' come funziona il gioco, perché io sono qua venuto, sono venuto a farti compagnia, ma non ho idea di... Faccio l'utente medio. Che cos'è Ok, Mad allora, Max? utente medio, diciamo che il gioco è un Aspetta che ho visto un'auto, devo distruggerla perché il mio scopo nel gioco è distruggere auto, non è fare la storia. No, il gioco è un free roaming che ovviamente riprende la storia. No, troppo lontano non mi va. Che ovviamente riprende la storia di Mad Max Fury Road. Chiaramente, vabbè, gli sviluppatori volevano seguire un po' l'onda del film che comunque è stata una figata pazzesca. Beh, ma la storia non c'entra niente. No, diciamo che ci strizza un pochettino l'occhio, ecco, Beh, però l'ambientazione è lo ovviamente stesso, il doveva. protagonista è sempre Max, no? Esattamente, il protagonista è sempre sboronissimo, tra le altre cose, ma io gli vado addosso, basta. E ovviamente saremo svestiti, distrutti, messi, diciamo, sul deserto senza nulla. E quello che dovremo fare praticamente sarà ripristinare il nostro background di Mad Max, riacquistando quelli che sono un'automobile prima di tutto e riottenendo eventuali potenziamenti che poi vi faccio vedere dopo che disintegro questa auto, che tra l'altro è bella corazzata. Vediamo se con l'arpione posso. No, porca vacca! Oh, Intanto che brutto! salutiamo Principe, mitico Grande, Principe. grande Non se ne principe. perde una, eh. Ma Ma gliela abbiamo principe. mandata la maglietta autografata da Roberto o ancora No, da no? Roberto no, però. Perché anche Col perché che sudore ci di fa, poraccio? Roberto. Gli dà fuoco con l'autografata da Roberto. No, tra l'altro, Val, io te lo dico perché è una cosa che io ho detto anche a Luca. Luca sta dando le magliette Le Polo. E io ho detto, Sì. dico, caspita, Luca, cioè io ho una t-shirt che tipo già due lavaggi mi si sta Ah, io ho i disintegrando. buchi nella mia t-shirt di Gamesurf. Esatto, vabbè. E la mia, cioè, gli ho fatto, ma almeno mandane una a me. E Luca mi ha detto che non so indossarla e che non la merito. Pertanto, sono rimasto un Devi po' salire di male. livello, dai. Esattamente. Intanto, Principe è arrivato proprio nel momento in cui ho disintegrato un'auto. E anche Quindi. la tua, mi sa, no? No, no. Anzi, adesso disintegro pure questo spaventapasse, va? Spiegami un attimo, cioè c'è una specie di bullet time che ti permette di prendere di mira degli spot. Esattamente, per quanto riguarda l'arpione, sì, da una parte per fortuna, perché non sono proprio. Non sono uno estremamente preciso, anche perché per ragioni quasi ovvie, e te lo dico per quanto riguarda anche la maneggevolezza. Oh, finalmente gliel'ho fatta romperlo.
E te lo dico anche per quanto riguarda la maneggevolezza dei comandi e dell'auto, sto giocando il titolo con il joystick, Beh, che allora. sicuramente comunque è molto più facile da anche approcciare. Aspetta che vado. No, comunque queste auto se ne vanno via. E quindi, come dicevo prima, scappano perché non vogliono essere speronate da me. Ma meno male, principe, che non ce l'hai autografata. Meno male, perché se te l'autografa Val, che è anche una star internazionale di musica rock, allora forse ha un valore. Se ti ci mette un autografo Robby, probabilmente puoi anche buttarla nel cesso direttamente. Perde automaticamente di valore. Perde valore. Allora, io Tra intanto. l'altro faccio un piccolo out of topic, come diavolo si dice. Visto che parlavamo prima della Games Week, ovviamente io invito Principe e chiunque ci sia a venirci a trovare alla Games Week. Ah, Se chiaro siete di ragazzi, Milano e bravo. dintorni, noi ovviamente faremo un salto. Si riunisce la mitica redazione sparsa per tutta Italia, Sardegna compresa. E chiaramente qualsiasi fanatico di Game Surf che vuole venire con noi a tirare le uova allo stand di Spazio Games è benvenuto. Allora, io Val, ti interrompo un secondo dopo il tuo bellissimo invito. Sì? E dice, chiedendoti anzi, se il sistema di combattimento ti ricorda qualcosa. Perché Sì, io ho sarà quello seguito. solito di Batman. Esattamente, bravo. Te lo chiedevo perché visto che prendevi legnate da chiunque in Batman, Che bastardo. volevo vedere se te lo ricordavi. Infatti, come puoi vedere, invece io, essendo un fighissimo in Batman, sono riuscito a cavarmela per fortuna, ragazzi. Anche perché. Quello che sto facendo adesso non è solamente andare in giro, che è una cosa che io amo, anche perché a me i free roaming piacciono perché mi piace esplorare. Io sto tipo al 2% della trama, ma ho quasi liberato il primo territorio, cosa che non dovevo fare. Un po' come ho giocato io a Just Cause, tipo 30 ore di gioco, ma ho fatto due missioni della trama principale. Bravo, esattamente, perfetto. Anche perché a me piace tantissimo cercare i vari goodies. E quando vado a vedere queste zone dove si possono trovare i reperti storici e i rottami. Ragazzi, i rottami, ovviamente non so se avete letto la recensione di Roberto, ma se non l'avete fatto, fatelo perché è d'obbligo. E i rottami sono la moneta di scambio di questo gioco. Io, ragazzi, vi chiedo, anzi, già che ho la possibilità di non solo avere in chat Principe, che come al solito è sempre presente, ma anche avere Valerio con me, chiedo un feedback non solo audio ma anche video. Perché io il video me lo sto guardando, ma chiaramente a me mi scatta perché ce l'ho No, sulla no, è stessa buono, è linea. buono. Qualche volta si perde qualche frame qua e là, ma è buono. Anche l'audio controllato prima, se sentiamo tutti e due. Chiaramente la mia voce è più Perfetto. bella, però questo Beh, è no, la voce tua non posso sconfiggerla, Val. Io ho la parlata romana, simpaticissima sicuramente, ma niente a che vedere con la voce canora perfetta di Valerio De Vittorio. Ma volevo farti una domanda. Ah, sì, no, giusto, Principe ci diceva come mai ormai tutti i sistemi di combattimento riprendono quello di Batman. Secondo me Ma la risposta è io. molto semplice, però dimmi tu cosa ne pensi, Simon. Ma allora, io cosa ne penso? La questione secondo me è anche quello del far approcciare l'utenza. Nel senso, io sono dell'idea che se un sistema innanzitutto funziona, perché a me il sistema di Batman piace, mi ha sempre fatto piacere utilizzarlo, mi ha sempre fatto piacere averci a che fare, anche perché mi piace guardare avere il giusto timing con i tasti, mi piace cercare di controbattere le mosse avversarie, quindi mi ci trovo sempre molto bene. Ed essendo un metodo che ha funzionato per quanti Batman? Asylum, Siamo a quota City. 4. Siamo a quota 4. Per me che lo sfruttino e lo utilizzano in altri giochi mi fa solo che piacere. Intanto vedo che Ciupa conferma la perdita di frame. Eh sì, ragazzi, perché considerate, ve lo faccio vedere al volo. E anzi, io levo a questo punto l'anteprima dal mio PC, che magari può rallentare in qualche Sì, modo. bravo, togliela, che sicuramente anch'io ho Metto verificato la. che sul mio computer affaticava un po'. Metto la comparsa della chat, così almeno. Ragazzi, se dovete riscrivere qualche domanda, io l'ho persa. E io considerate che sto giocando veramente al massimo. Cioè, l'ho messo. No, qua me le fa vedere grafica, eccole. Vi faccio vedere le impostazioni che sto utilizzando. A parte la possibilità di metterlo a 2560x1440, ragazzi, è una goduria infinita. A 60 Hz. E ho attivato il filtro anisotropico a 8x. Ho messo tutto molto alto. Dettagli texture, calcomanie. Ci stanno
blur, particelle, tutto quanto, ho messo La tutto. risoluzione per la diretta la potevi anche abbassare, No, sei no, perché noi siamo impazzo. sboroni fino alla fine e Ma lo stai vogliamo. streamando a quella risoluzione lì? Cioè Sì. vuoi dire che anche XSplit ti sta facendo Beh, streaming a quella XSplit risoluzione ovviamente o a lo mette, 1080p? cerca di ricalcolarlo a 1920 Ah, perché non ce l'ha la ok. possibilità di... Magari. Facciamo lo streaming quasi in 4K. Sì. Purtroppo non abbiamo la banda che ce lo Non so neanche se permette. Twitch te lo permette di fare, sai? Adesso No, dici non credo sai che ancora. Twitch oltre il Full HD non ci va. Comunque, beh, per me è abbastanza accettabile, quindi adesso poi magari ci dicono anche l'utenza che sta guardando se è Beh, anche infastidita perché da questi dipende leggeri chiaramente scattini. pure dalla connessione, no? Noi per fortuna possiamo avere un po' con la fibra possiamo avere un buon download, pertanto riusciamo a vederla bene. Giustamente Principe dice che cazzo te ne fai tutta quella risoluzione nativa se poi lo streami a 1080p. Però vabbè. Lui se lo guarda perché Simone se lo guarda bello e noi ce lo manda invece. Esatto, no, anche perché ragazzi io me lo sto giocando sul 50 pollici. La Madonna. Ho capito, io mi tratto bene. L'unica cosa che ho buona sono queste. Lo schermo del TV, lo schermo del computer e il computer. Basta, il resto non conta. Intanto io sto trovando. Niente, parlando del gioco, cos'è che stai facendo? Ah, sì, no, aspetta, parlavamo del sistema di combattimento. Beh, in Sì, no, realtà io beh, sono d'accordo con te. esatto, no, il sistema di combattimento Semplicemente è un sistema fondamentalmente. che funziona e poi chiaramente ormai è diventato anche molto familiare, quindi chiaramente la gente... Come il Ma sistema, sì, ecco. banalmente, io penso per esempio all'impostazione dei controlli degli FPS. Quasi tutti gli FPS hanno la stessa impostazione dei controlli, no? Ed è E questo è fatto importante, secondo me. perché così la gente prende in mano il pad e inizia a giocare subito, non ha grossi grattacapi, no? E quindi Batman è diventato un po' uno standard, funziona. Guarda Assassin's Creed che cerca di fare sempre una cosa diversa, ma continua a essere criticato. Forse Ma farebbe sì, ma bene a copiare fondamentalmente anche... esatto. Ma anche perché credo comunque che a conti fatti non ci sia nemmeno un metro di paragone. Cioè, le persone dovrebbero cercare di trovare un sistema funzionale e sfruttarlo. Nel momento in cui questa cosa non viene fatta, beh, tu hai fatto il caso della citazione di Assassin's Creed. Cercano sempre di metterci di più, ma alla fine sembra che andiamo sempre peggio, non lo so. Eh già. E invece qua noi ci andiamo a godere D'altro questa. canto, come principe, penso anche che magari dopo 4 Batman, Shadow of Mordor, L'ombra di Mordor, questo qui e altri titoli che adesso non mi vengono in mente, forse qualcuno potrebbe sperimentare. Più che altro perché poi c'è anche l'effetto un po' fotocopia e rischi di annoiarti perché dici, ah, sto facendo i combattimenti, ma sono uguali a quelli di Batman. L'ho già fatti 4x4 giochi interi, forse uno poi si potrebbe anche un po' annoiare. Quindi Ma qualche sai, idea nuova ci starebbe. sì, quello d'accordissimo, però io sono sempre stato dell'idea che chiaramente qui noi... ho scoperto il tragitto di un convoglio. Andiamo a cercare il convoglio, va. E il discorso sai qual è, Val? Che poi vabbè, chiaramente posso... credo che siano opinioni, no? È che sì, ok, mettere la novità può sempre andare bene. Però io rimarco il fatto, come al solito, che formula vincente, cavallo vincente non si cambia. E poi, comunque, quello che fa molto brodo è chiaramente l'ambientazione. Sì, su 4 Batman può essere rimarcato, può essere un po' magari noioso se non implementato. Però cambiando l'ambientazione e mettendola dentro un Mad Max, bam! Mamma mia, che ho fatto! Ho dato una botta, ho distrutto tutto. Salutiamo Raziel, sempre Grande mitico. Raziel, io intanto ho due macchine che mi vengono. Che adesso Raziel, ogni faccio. volta che si collega Raziel io leggo quel nome lì e mi viene la lacrimuccia. Prima o poi farò uno streaming dedicato a Soul Reaver. Ma dovremmo farli, Val. Io te lo stavo dicendo prima e secondo Intanto me oggi è dovremmo il farle compleanno di queste cose. PlayStation che è uscita oggi 20 anni fa in America, quindi sicuramente quando poi sarà il compleanno europeo di PlayStation ci facciamo tipo un Crash Bandicoot o il primo Metal Gear Solid. Esatto. Wipeout, non so, adesso ci Ma infatti pensiamo, un però ci Metal... sta di Vedi? brutto. Metal Gear Solid non sarebbe stato malaccio. Ma c'è ancora tempo. Tanto tu Possiamo hai voglia pensarci di un po'. rigiocartelo, no? Soprattutto il primo.
No, mi sarei giocato volentieri il quarto perché non l'ho mai giocato, quindi poteva essere l'idea di farsi un bello streaming dedicato a Metal Gear Solid 4. Vediamo un po'. Grandi, vedi che principi e razzi ci vengono dietro. Crash, Spyro, mitico Spyro. Però Spyro siamo già a epoca un po' più avanzata di PlayStation. Dovremmo giocarci proprio tipo i quattro giochi di lancio di PlayStation 1, adesso per vedere. Beh, ma scusa, ma guarda anche solamente Raziel che ti cita Medieval, cioè quelli sono cardini videoludici che non si possono, non vanno dimenticati. Io lo dovrò far giocare a mio figlio Medieval. Oppa! Intanto ragazzi, io cerco di sfondare lo sfondibile. Non so nemmeno se esiste quello sfondibile. Se mai stato sfondabile. Ma sì, ma sempre sì. Se esiste, tra l'altro. Oh, c'è anche Riroccia, vedi, questi sono i light che contano. Battelarinato Shinden, ragazzi, era uscito Battelarinato. Mamma che io ce l'ho ancora per PC. Se avessi la webcam vi farei vedere la mia scatola cartonata di Battelarinato Shinden per PC. Credo di essere tipo l'unico stronzo che sarei comprato per PC. Ridge Racer, ma io faccio una diretta dedicata a Ridge Racer. Bravo, ma guarda che adesso organizzeremo, ragazzi. Voi dateci del materiale, perché comunque... Giustamente Principe dice che era Turismo 1 che lo devo giocare io. Beh, vabbè, no, d'accordo. Io posso giocare Destruction Derby. Bellissimo. Cioè, cose driver, che... Driver. Cose che non richiedono un'abilità di guida. Guarda quello che scappa. Comunque, noi stesso stiamo divagando, ma spiegaci un po', sto Mad Max, a parte cazzeggiare in giro, cos'è che si fa? C'è una storia? Beh, sicuramente la storia è quella di scoprire se Max raggiungerà finalmente queste pianure del silenzio, se riuscirà a trovare la pace, perché lui fondamentalmente come personaggio è un personaggio controverso, che ha subito moltissime perdite e vuole cercare di rimediare in qualche modo, vuole trovare la pace per se stesso. Quindi questo sarà lo scopo, diciamo, primo. Ovviamente lo potrà fare in maniera serena andando lì con la sua macchina? Ovviamente no. E quindi nel frattempo troverà gente su gente che vorrà impedirgli di fare ciò. Anche perché la prima cosa che fanno appunto è rubargli la macchina. E io adesso mi prego questa, va. E nel frattempo noi stiamo... Io sto facendo una missione, però non sto distruggendo di tutto e di più perché è solo divertente, ma anche perché più distruggerete e più otterrete rottami e diminuirete l'influenza dei vostri avversari. No, cioè è incredibile, mentre prendo l'altra macchina passa il convoglio. Poi ecco, potrete trovare dei convogli e quelli, se li speronate, vi danno... Ah, cazzarola, mi hanno investito. Scusate, io rendo la diretta più che reale, ragazzi. Sono qui. E se trovate per esempio i convogli otterrete dei potenziamenti per la macchina e delle aerografie uniche. Anche perché lo scopo è pure quella di personalizzare la macchina, di portarla ai vecchi fasti del vuoto, del motore vuoto. L'effetto delle luci dell'auto sembra epoca PS2, Principe. Ma non so, tu dici solo il fanalino posteriore, penso, suppongo, deduco. Perché per esempio il sistema di illuminazione a me mi sembra molto molto buono. Poi non so, chiedo anche a un PCista come me. Cioè io. Esatto. A me sembra buono, non lo trovo. Forse è un po' spinto, quindi risalta un po' troppo. Poi sai, noi in diretta vediamo sempre. Io mi sono riguardato un pezzettino della diretta di Forza Motorsport e comunque mi rendo conto che in diretta si perdono molti dettagli. Ah, questo ragazzi è un... Porca miseria. Comunque sì, a me tecnicamente mi sembra buono. Ho negli occhi Metal Gear Solid che nonostante non sia impressionante, è fatto talmente bene e curato nei dettagli anche grafici che mi sembra tutto schifo il resto che guardo. Non posso fare niente. Perché è proprio, si vede proprio la cura, no? Guarda come si è barricato lui. Quindi allora tu adesso stai massacrando delle truppe di macchine, tutto da solo tra l'altro, a sportellate. Sì, io praticamente, e anzi devo pure fare occhio alla mia macchina, perché comunque anche la nostra auto c'ha... Guarda, l'ho presa. Ah, che bello. Però mi sa che mi è scappato il convoglio.
anche la nostra macchina ovviamente ha una resistenza. E tra l'altro dobbiamo anche tenere d'occhio la benzina, perché ragazzi la benzina va esaurendosi. E questa è una cosa che a me è piaciuta come elemento di gioco, perché oltre ai rottami dovrete trovare cibo e acqua per curarvi e benzina per ovviamente alimentare il motore della vostra auto, perché altrimenti no benzina, no fun, cioè rimanete proprio a secco, brutto, malato. Ma io leggevo nei commenti della nostra recensione, non mi ricordo chi dei nostri grandissimi utenti, che diceva che in realtà la benzina gli sembrava un po' una stupidaggine perché non l'aveva mai finita. Però magari perché se non ti dedichi alle missioni secondarie come stai facendo tu. Esatto. No, ma tra l'altro poi cioè voi potete anche potenziare, perché io per esempio sto al secondo livello di quel potenziamento e potete anche fare in modo che la benzina si esaurisce più lentamente. Ah, ok, quindi effettivamente è possibile che a un certo punto non è quasi un pensiero. No, io diciamo ci faccio occhio perché ecco, facendo molto di più le quest secondarie vado molto in giro. Mm-hmm. Pertanto questo è. Oh, c'abbiamo un po' di domande. Vabbè, Principe insiste che i pannellini anteriori gli fanno schifo, sembrano quelli di Need for Speed Underground. Poi dice forse è perché ho visto Forza Motorsport ieri e quindi adesso c'ha gli occhi un po' abbagliati. Sicuramente Forza Motorsport fa il suo gioco, ragazzi, però sì. Qui dovete anche gestire l'ambientazione, essendo un free roaming. E poi invece Riroccia giustamente ci chiede, visto che parliamo di grafica, qual è il titolo migliore visto finora per voi? Bellissima domanda. Davvero. Sì, ma anche perché io, diciamo, purtroppo, e vi dico purtroppo, non ho provato il Metal Gear di Val. Perché se no qualcosa avrei da dire. Mad Max si difende, per quanto mi riguarda. Però appunto, poi riprendiamo questa domanda. L'altra domanda di Riroccia ti chiede a te, Simo. Se Mad Max ci sono solo delle lande desolate a un certo punto. Sì, questa è una cosa che aveva anche specificato il buon Roberto in sede di recensione. E aveva detto anche lui che purtroppo a lungo termine, mamma mia, l'ambientazione è un po' noiosetta. Sì, più che altro perché comunque la hanno chiaramente, essendo una landa che deve ricalcare il disastro nucleare, no? Perché non so se sapete la trama di Mad Max, ma c'è stato un disastro atomico che ovviamente ha trasformato la Terra in questa bolla deserta, che tra l'altro richiama tantissimo ovviamente Kenshiro e simili. Vediamo se riesco a fare una porcata stile Jana Pliskin. No, non me la fa fare. Però posso fare questo. E ora questo. No, non me lo fa targettare. E vabbè. Mentre schiverò la macchina in maniera fighissima. Giustamente Raziel dice The Order. Beh, ma The Order è esclusiva PS4. Cioè, parlate di... Ah, non ce l'ho fatto. Parlate solamente di... ci chiede se la maglietta vinta era una trollata. Ovviamente no, Raziel, adesso... No, non è una trollata, Raziel. Te la manderà Luca. Ovviamente, visto che ti arriva dalla Sardegna, immaginati un piccione viaggiatore che porta una maglietta. Insomma, gli chiede il suo tempo. Fai in tempo a cambiare taglia due volte prima. Esatto. Anzi, speriamo che ti arrivi la taglia giusta, perché a me è arrivata una S che a malapena sta la mia ragazza, quindi tra l'altro, a proposito di magliette, di capi, di tutte queste cose qui, vi saluta tantissimo Luca, il mitico boss, che ho sentito nell'altra chat a proposito di questa diretta PlayStation. Quindi confermato, ci organizzeremo, faremo io vorrei fare una maratona, Simo. Diciamo, inventiamoci qualcosa. Io terrei il banner acceso tutto il giorno e sera sul nostro sito, e a turno ci giochiamo un po' di titoli PlayStation. Ma guarda, per me va benissimo. Ma titoli, scusami, tutti old style? Mamma, torneo di Tekken 3, ma magari vi massacro tutti, ma vi faccio un culo. Sì, a Principe, lascia perdere perché ti disintegro. Possiamo fare chi vince regna, come facevo a casetta. Adesso giustamente Luca dice un po' impegnati tutto il giorno, ma adesso io un modo me lo invento, adesso pensiamoci un attimo, torneremo sì, un po', sì. C'è un brainstorming, e cioè, secondo me alternandoci siamo almeno in quattro che possono fare gli streaming, ci alterniamo, non so, adesso ci pensiamo un attimo. Di giochi ce ne sarebbero un sacco, ovviamente dovremmo sì, fare una ma testa. Tantissimi, solo che ecco, bisognerebbe avere una Play 3. Perché? Perché con la PS4? No, con l'emulatore.
No, dai, addirittura. Certo, io vado di emulatore. Shenmue l'ho giocato all'emulatore. Ci vorrebbe la PlayStation 1, ce l'ha solo Roberto, se provare la PlayStation 1. Non avevo dubbi che ce l'aveva solo Roberto, guarda. Non avevo dubbi. Cioè, Roberto ha tutto. Però, ragazzi, un bel torneino di Tekken. Beh, ragazzi, il torneo di Tekken io ve l'appoggio, ma ce ne stanno tantissime altre cose che... Mamma mia, che ho fatto. Quante cose fighe. Va bene, dai, adesso ci pensiamo comunque, ragazzi, qualsiasi idea vi venga in mente, voi sparate sempre che non esistono cazzate, quindi... No, ma infatti abbiamo fatto quello che hai fatto bene, Valle, è stato soprattutto iniziare le proposte e chiaramente coinvolgere gli utenti, perché essendo il vostro feedback quello che più ci interessa, perché chiaramente oltre a cazzeggiare che io mi sto divertendo come un cretino, ma chiaramente è il feedback vostro quello che cerchiamo, quindi se avete proposte possiamo anche fare streaming dedicati, ragazzi, cioè uno magari fa serate a trollare amaramente. Intanto io prendo l'ottami. Bello perché le auto scappano. Dopo che ne faccio una, se ne vanno via. E io, ragazzi, mi vado pure a fare una gara. Come sono le missioni secondarie? Cosa c'è di... Ma di missioni secondarie avete la possibilità, ve lo faccio vedere tramite mappa, potete andare in questi punti di sciacallaggio. I punti di sciacallaggio vi possono fornire diverse risorse. Abbiamo i rottami, che sono la moneta che vi citavo poc'anzi. Abbiamo i reperti storici, che sono reperti della, diciamo, del periodo pre-distruzione atomica. Abbiamo abbiamo questi punti di incontro, che sono praticamente degli informatori della zona che vi possono dare informazioni di solito sui campi, sugli accampamenti. Gli accampamenti sono la seconda parte, diciamo un pochettino più ampia, delle missioni secondarie, perché potrete raccogliere diverse cose, che sono oltre ai reperti e ai rottami anche delle insegne. Sono le insegne di Scrotus, del terribile Scrotus, che è tutto... Che nome. Il nome è un programma, ragazzi, fantastico. Cioè, a me quando si è presentato, io la prima volta ho visto la diretta di Roberto e leggevo Luca che spammava in chat Scrotus, non capivo, perché pensavo fosse una presa in giro di Roberto. Dico, ora lo chiamiamo anche Scrotus. E invece poi ho scoperto che è il villain. Direi che Roberto, per quanto mi riguarda, Roberto da oggi in poi è Scrotus. Per me ci sta, ragazzi. Sì, sì. E considerate che in questi accampamenti ovviamente potrete anche ovviamente togliere l'influenza del suddetto Scrotus nelle lande che vedete di qua. Allora vi faccio vedere, zoomate, sono queste, ragazzi. Io ovviamente ne ho esplorate solo la prima parte, ma vi dicevo, se pensate che io sto alla seconda missione di storia, perché ho fatto la prima parte, che è il covo di Chum, che è questo specie di sgherro post-nucleare mezzo storto, che praticamente crede nell'apostolo del... Oddio, come lo chiama? Beh, fantastico. E praticamente è quello che ci aiuta a costruire l'auto. Mentre invece l'altra cosa che potete fare è fare queste gare, le corse della morte. Le corse della morte, ora ve la faccio vedere, va? Visto che siamo in tema. C'è un teletrasporto per andare da una zona all'altra? No, teletrasporto nessuno. Dovete prendere e camminare con l'auto. Come in Metal Gear. Una delle cose che sto un po' odiando del free roaming di Metal Gear è che tutte le volte devi prenderti l'elicottero oppure vai a piedi, cioè col cavallo. Beh, vabbè, però, ragazzi, cioè, secondo me è anche giusto. No, beh, certo, è figo. Adesso, per esempio, adesso che sto andando avanti a giocarci per divertimento, è anche piacevole. Mentre dovevo fare la recensione stavo odiando Kojima, perché chiaramente ti fa perdere un sacco di tempo e quando devi recensire non ne hai molto. Beh, è chiaro, dai. Però bisogna dire, io almeno per quanto mi riguarda, poi ecco... In questi giochi molto vasti la difficoltà è anche questa, cioè fare una recensione, soprattutto parlare di tutti i goodies diciamo inseriti all'interno di un gioco non è semplice. Ma che infame. Ti chiedeva, abbiamo un paio di domande, adesso le andiamo a recuperare. Principe ti chiedeva cosa serve il tipo che sta con te. Il tipo che sta con noi serve a usare l'arpione, che è una delle armi
che ci servono appunto per dar fastidio alle altre auto, e di solito io lo utilizzo per praticamente prendere il guidatore e tirarlo via, mentre invece e ripara l'auto, anche altra cosa fondamentale. E poi l'altra cosa che mi hai detto? No, poi invece Riroccia ci chiede solo titoli PlayStation 1, anche PlayStation 2, quindi ritornando all'idea della diretta della maratona, no, ovviamente solo PlayStation 1 perché è il 20° anniversario di PlayStation 1, quindi non esageriamo. No, porca vacca, ho preso. Ci sarà il momento anche di fare una maratona dedicata a PlayStation 2. Ho preso un dosso, la madonna. Poi giustamente Principe ti chiede ridendo come te la cavi nelle corse della morte. È quella che sto facendo. Stiamo vedendo in diretta, quindi direi bene, dai. Che poi tra l'altro non ho la mia macchina. Come mai? Perché non la puoi scegliere. Ne devi scegliere una. Ah, le corse della morte devi usare le macchine che vogliono loro. Sì, tra l'altro questa si sta disintegrando. Forse i barili li dovresti evitare invece di prendere. No, io li prendo tutti. Bravo. Perché sono strafichissimi. Ma ti stai perdendo, oltre che stai per esplodere. Sì, perché mi hanno pure buttato fuori strada. Ma non esploderà la mia auto. Una gomma. Tra l'altro non ho una ruota. E andrò addosso a lui. Mi sa che non ne hai due di ruote, però. Per la goduria. No! Non posso arrivare ultimo, no! Che sfiga. Va bene, ora la rifaccio, dai. Io nella mia diretta di forza non sono mai arrivato ultimo. Beh. E neanche di gran lunga, tra l'altro. Vabbè, dai, ti faccio vedere come è seguita, va. Ora che mi hai fatto questa provocazione. Se no sfidone di qualche racing. Beh, sfida di qualche racing, dipende quale. Need for Speed possiamo fare. Che noia. Ok, che noia. Certo, tu sei quello tecnico. Bene, io Simo, mi dispiace perché è sempre un piacere stare qui con te, ma purtroppo ti devo salutare perché ho degli impegni. No, lo so, immaginavo, Val, quindi vai sereno. E anzi, grazie della compagnia. Ci mancherebbe altro, anzi scusami se è stato un po' spot. Sicuramente la prossima volta cercherò di stare un po' di più. O magari viceversa, venimi a trovare. Io vorrei fare un'altra diretta dedicata a Metal Gear Solid. Adesso che ho sbloccato praticamente tutto, vorrei farvi vedere delle cose un po' fighe però. Quello sai, quando vuoi. Se no, Batman, adesso che l'hanno sistemato. Ragazzi, hanno sistemato Batman, funziona veramente. Cioè, prova da mano. Beh, aspetta, dai, dicono che funziona veramente, ma io non ho provato, sai. Io ho provato, però il problema è che a me funzionava anche prima. Adesso però mi va a 60 frame. Anche perché poi io, tra l'altro, una cosa che volevo provare e non ho potuto provare era il DLC. No, quello non c'è, ancora non è in vendita e ancora il DLC non c'è. Quindi ciccia. Brutta cosa. Io non sono d'accordo con questa cosa. Comunque rispondo velocemente a Riroccia. Non so adesso mi devo un attimo arrangiare per vedere cosa possiamo fare. Chiaramente a me piacerebbe farlo con la console vera. Adesso vediamo un attimo anche a livello di acquisizione come si può fare. Beh, ma voi avete l'azione, ci arrangiamo. E io ho a parte che è vero, io ho PlayStation 3. Quindi se riusciamo a recuperare dicendo. Un po' di giochi, possiamo farla con la PlayStation 3, che almeno siamo un po' più puri, un po' più puristi. Perché avendo PlayStation 3 hai la retrocompatibilità. Esatto, infatti, sì. Era su tutte? Ah sì, PlayStation 1 sì, era la retrocompatibilità con PlayStation 2 che era solo per alcune console, ok. Sì, esatto, quindi teoricamente se riusciamo a recuperare un po'. Io non ne ho neanche uno di gioco PlayStation 1, dovrei sentire un po' di amici e ovviamente Roberto. Contiamo sulla collezione di Roberto. Davvero, ragazzi. Dai, questa idea mi sta piacendo, mi sto entusiasmando. Quindi ragazzi, vi lascio con Simone, quindi siete in buonissime mani. Perfetto. Simo, ci sentiamo prestissimo. Volentieri. Buona continuazione. Grazie, caro. Grazie. Ciao, ragazzi. Caro. Ciao a tutti. Allora, ragazzi, quindi siamo rimasti soli soletti. No, vabbè, Riroccia, ma noi ci gufiamo perché ci vogliamo bene. Poi la parte più divertente è gufare Valerio mentre fa le cose serie. Io adesso sto cazzarando in maniera proprio pessima. Mamma mia, violenza proprio. E quindi ragazzi siamo rimasti, adesso io provo a chiamare la mia auto, perché la cosa buona del nostro amico qui vicino è che appunto
ci porta anche l'auto se serve. E ragazzi, quello che possiamo andare a sottolineare, così ve lo faccio vedere in maniera più calma, è che, come vi stavo dicendo del fatto della mappa, che ragazzi io considero comunque vasta dal punto di vista dell'ambientazione e corretta per quello che vi serve, perché io almeno sono dell'idea che una mappa alla GTA 5 sarebbe stata inutile per Mad Max, soprattutto per la ripetitività di eventuali situazioni in cui incapperete. Il discorso qual è? Simpatica l'idea delle corse, come è simpatica anche l'idea degli assalti alle fortezze, quelle che vi dicevo prima degli accampamenti, e carinissimo anche il discorso dei palloni aerostatici, che sono gli avamposti d'osservazione, che vi fanno vedere i punti salienti del territorio. Lo scopo è quello di abbattere l'influenza negativa dei signori della guerra, o comunque in questo caso di Skrulls, e fondamentalmente quella appunto di raggiungere la fase finale dove il nostro protagonista Max dovrebbe trovare finalmente, si spera, la pace. Allora io nel frattempo che faccio un'altra cosa che è importante, do una botta di benzina, che un po' di combustibile ci serve. No, considera principe che io non ho sbloccato molte parti della mappa, ma questo perché? Perché all'inizio della diretta, se ti ricordi, vi stavo dicendo appunto che io sono veramente super iper preso dai secondari. Cioè io sono uno di quelli che preferisco andare in giro, fare completare l'area che mi spetta e poi andare avanti. Io odio lasciare soprattutto nei free roaming, odio lasciare le aree a metà. Infatti, come vedi, questa parte delle fauci neri e della piana della morte, dei forti dei roghi, questa la vedi gialla, perché io comunque mi sono andato in giro a togliere gli spaventapasseri, che sono dei rottami metallici fatti appunto per instillare la paura negli abitanti della zona. Mi sono andato a liberare molti accampamenti. Quelli che vedi, gli accampamenti smantellati, sono appunto queste semifortezze. Anzi, ve ne faccio vedere una. Questa qui, l'accampamento di pompaggio. Così nel frattempo che andiamo, e mi sono veramente, cioè, a me mi fa impazzire. Anche se poi possono sembrare anche eventi ripetitivi pure quelli, però non so, io sono uno di quei videogiocatori a cui piace diciamo ricercare l'achievement, piace esplorare la zona di gioco. Poi il fattore endgame mi interessa fino a un certo punto, cioè anche perché poi ragazzi parliamo anche di questioni di tempo, poi non so, io magari nel range dei videogiocatori medi sono quello forse peggio messo, perché con la vita super travagliata che faccio, già è tanto se riesco a godermi un gioco fino a un certo punto. Però io voglio cercare però di speronare il colpo, se riesco a fare meglio. Sì, a me piace veramente tanto invece, veramente. È una cosa che mi fa impazzire andare a cercare tutti i punti di interesse. E tanto, e vedi per esempio, adesso sarebbe potuto benissimo andare a fare una parte della trama, però mi sto ammattendo perché appunto proprio nell'ordine degli achievement, per esempio, trovare tutti i rottami chiaramente ti sblocca. E invece l'ho lasciato lì così. Per esempio l'arpione è una di quelle cose che sarebbe opportuno tirare sul prima possibile, però lo potete fare solo a terra a casa, solo avanzando nella trama. Aspettare,
Io ce l'ho di livello 2, anche perché i rottami, ragazzi, servono a far salire di livello. Se riesco a non farmi prendere l'online, cioè la, diciamo, nelle sfide che fai con delle corse, fai una classifica online, è come il VP Play di Batman. Questa è bella pensata, io allora la faccio passare. Vedete come, per esempio, anche un solo inseguimento così diventa estenuante, cioè. Ragazzi, se me lo distruggono, tanto di guadagnato. Perché a me interessa quello che c'è sopra. Credo che sia più un discorso di classifica online, amici, più che la corsa della morte. Ha riparato quella, scusate, sembro. Ecco, qui. Adesso che me l'ha riparata, non scappi. Tra l'altro. Ah, ecco, mi spara. E ridi, va. Scusate, vado a distruggere questo cecchino. Sì, siamo torti di mezzo. Sì, riroccia veramente benissimo. Io vi ripeto, ragazzi, a me sotto certi punti di vista il gioco. Ecco qua. Ho preso quello che volevo. L'ornamento per il cofano. E ora lo installo pure. Perché che robetta sta macchina. Tu riparala. Beh, sai, principe, devi sempre considerare una cosa. Poi certo. È uno di quegli aspetti che bisogna sempre tenere in considerazione fino a un certo punto di vista. Non perché io voglio difendere il gioco, lungi da me. È giusto sottolineare i difetti e vederne soprattutto e vederli nella loro interezza. Però è chiaro, sai, io credo che molti effetti debbano essere visti nel loro complesso. Cioè, per esempio, guarda questa schermata che vi sto mostrando adesso. È molto realistica. Cioè, il fumo comunque del vento che sposta la sabbia e quindi fa quell'effetto blur molto bello da vedere, comunque realistico. Il fumo che fuoriesce dal campo a me sembra fatto molto bene. Poi certo, chiaro, non stiamo vedendo un film, non possiamo parlare di ultra iperperfezione. Lungi da me. Ma infatti il buon Roberto comunque gli ha dato una votazione più che meritata. Cioè l'8 a livello di grafica va benissimo. Allora ragazzi, io che sto facendo? Voi pensate che io sto targettando le cose così a
sto praticamente smantellando le difese della, della base. Perché chiaramente questi nel frattempo mi stanno sparando di tutto e di più. C'è, essendoci un'altra portata di fiamma, significa che c'è intorno all'edificio un'altra tanica di benzina, eccola qua. Scusate, la forza dell'abitudine. Quando leggo tira vado avanti e cerco di fare un casino. Ok, difese perimetrali, infatti niente. Poi potete divertirvi ad andare davanti alla porta. Io di solito impossibile arpionare, pertanto si fa un'entrata in grande stile. Ripara la macchina, Jack. Io intanto bevo, che mi ripristino la vita. Anche perché stavo messo decisamente male. Oh, e adesso andiamo dentro a fare macello, ragazzi. Mettiamo un po' di combattimento in questa diretta. Allora, nessuna informazione raccolta, perché le informazioni le potete raccogliere una volta che guardate da lontano l'accampamento con il binocolo, potete raccogliere le informazioni. Poi all'interno, oh, ci hai provato, sì. Dai, va. Vieni qua. Non ci vieni? E allora va bene. Ah, sei forte. Poi ragazzi, quello che vedete con i colpi consecutivi sono gli indicatori di furia. Il bello di Mad Max è proprio mad nel vero punto, nel vero senso della parola, perché quando si arrabbia fa praticamente di tutto e di più. Spacca testa, disintegra. È una cosa fantastica. Allora, io intanto butto questa, che era mezza vuota, e ci metto questa, che era comunque un po' più piena. Ok, poi tra l'altro ragazzi è fantastico perché pure l'altro aspetto divertente. No, sono fatti apposta, principe, proprio per non farci entrare fino alla, fino diciamo a, all'interno. Da una parte comunque anche è bello così. Ah, lì c'è l'urlatore di guerra. Quello è un pochettino rognosetto, perché praticamente cosa fa? Allerta i nostri avversari e li fa diventare più forti. Io allora faccio una bella cosa se riesco a farla. Do fuoco e faccio l'impossibile. No, troppo tempo. Vabbè. Ammazza. Questo è lo scontro della vita, ragazzi. No, mi ha fatto il colpo. Mi ha fatto il colpo caricato. Sì, solo una tanica per volta, principe. Ovviamente. No, anche perché tirarne due sarebbe stata di una quattaggine infinita. Penso che, non lo so, sarebbe un altro dei motivi per cui ci avrei giocato. Oh, va. Prendiamoci la rivincita con questo campo. Ah, quello è l'urlatore, ragazzi. Allora, intanto vediamo cosa abbiamo da raccogliere. Tanto sono tutti rottami. Però per il momento lo lasciamo appeso lì.
poi vi farò vedere perché. Allora ragazzi, a livello di esplorazione di contenuti extra, ovviamente raccogliere il più alto numero di rottami possibili vi dà un grosso aiuto. Ah, questo era un passaggio segreto per poter entrare di nascosto. Vedete, ogni tanto c'è anche questo approccio un po' più simpatico, che è evidenziato da delle, diciamo, dei dipinti su murales di colore giallo. Ma allora guarda principe, come dicevamo sempre prima, il sistema di combattimenti a me è piaciuto. Piaciuto perché comunque è facile e intuitivo. E fondamentalmente è anche quello che serve. Cioè, approcciare a titoli di questo genere chiaramente e farlo anche in maniera semplice, secondo me aiuta. Aiuta l'utente finale che comunque vuole divertirsi a giocare e lo mette in condizioni di non doversi imparare diverse configurazioni che magari ovviamente possono magari essere migliori sotto certi punti di vista, ma anche peggiori. E io mi ci sono trovato veramente bene. Poi il Roberto, quando ha fatto la diretta, non l'ho seguito fino alla fine perché purtroppo ero in ufficio. Ma comunque ho letto dalla sua recensione che anche lui non l'ha trovato, diciamo, malaccio. Chiaro, questo ci tengo a dirlo perché è una cosa che ha evidenziato lui e bisogna dargli adito, è che come in tutte le cose, e questo chiaramente capita anche in Batman, ragazzi, cioè non nascondiamocelo, il fattore ripetitività si sente dietro l'angolo. Allora richiede esplosione, quindi dobbiamo prendere la tanica e quindi non ma sai, le mosse comunque devono dipende sempre dal lato in cui lo vedi. Cioè la mia interpretazione è stata: il personaggio comunque è un personaggio che deve essere rozzo, non deve avere un sistema di combattimento elaborato e non deve fare delle mosse di Kung Fu, Karate o quello che sia, come magari puoi vedere in Batman. Cioè in Batman la concatenazione delle combo ti permette di vedere guarda questi qua, qui stanno proprio alle grotti, ti permette di vedere magari combo più spettacolari, situazioni un pochettino più al limite dal punto di vista del... Vediamo se riesco a fare l'attacco alle spalle. No. Situazioni più al limite, quindi chiaramente ci vuole un po' più di ispirazione. Però ti devo dire principe, essendo Mad Max un tizio rozzo, ignorante, che tutto vuole, poi ragazzi rivedetevi i film. Cioè io, dopo che mi sono guardato il live di Roberto, ho fatto una specie di revival di ore, perché sono tre film e Fury Road me lo sono ancora tenuto da parte, perché non avendocelo in alta definizione ho detto no, non me lo vedo fino a che non ce l'ho ignorante. Quindi mi sono ancora, il quarto non l'ho visto perché me lo sono perso al cinema. Ragazzi, a me comunque mettendolo in a differenza di Mel, il fantastico Mel Gibson, adesso ne arrostisco uno, principe, lo farò. E a me, ragazzi, ma mi ha ispirato veramente. Mi ha ispirato proprio in senso positivo. Perché il personaggio di Max, tirato fuori da Mel Gibson. Poi, ecco, Roberto nel suo articolo fa un riferimento alla pellicola di Miller, perché chiaramente è quella che vuole rievocare un pochettino il gioco, chiaramente. Però, cioè, il personaggio di Mad Max fatto da Mel Gibson, cavolo, è lui, io. Proprio lui, cioè ignorante, svelto. Poi ragazzi, l'ultimo film, il terzo film, c'è pure Tina Turner che faceva tipo il boss di una cittadina, cioè fantastico veramente. Io sotto questo punto di vista sono rimasto veramente stupito. Hanno tirato fuori una piccola perla a livello di gioco dedicato all'ambientazione, ragazzi. Poi certo, chiaro che tutto... E ecco, questo per esempio non volevo vederlo. Quanto è profondo? Poco. Qui ci sarà qualche cosa speciale, vediamo. Poi ragazzi, dentro... Ah, c'è un'insegna. Poi ragazzi, dentro il gioco potete trovare dentro gli accampamenti dei progetti. I progetti servono a creare delle particolari stazioni all'interno delle fortezze. Anche questa è una cosa simpatica perché cerca di incentivare l'esplorazione, come in tutte le cose. E gli altri, principe, vedili. Scusate se guardo la chat un pochettino a rilento, però perché ce l'ho sull'altro PC e
Ho praticamente montato il portatile, non sapete che postazione. Ma un giorno, se capita, vi posto la mia postazione videoludica. Allora, aspettate che, come al solito. Allora, rispondo. Scusate. Messaggio cellulare. Sì, infatti super bug, ma non pretendo. Andiamo a combattere, io voglio combattere, voglio tirare fuori tutta la cafonaggine di Max. Perché Max è un personaggio cafone, voi dovete vederlo così. È un tizio che deve essere ignorante, non deve. Non è Batman, ragazzi. Ah, e ovviamente, principe, io ti voglio. Voglio un commento tuo e anche ovviamente di Razzi e le Riroccia che ci stanno seguendo gentilmente sul banner che hanno fatto sul banner che ha fatto Valerio sulla diretta, cioè è fantastico. Mi sono sentito Mad Max e mi ci sento adesso. Arca, ma l'ho tirato una breccola! I'm famine. Cioè poi ecco, principe, per esempio, liberarsi dalle combo altrui. Ma quanto è fantastico dargli una testata, no? Come Batman faceva tutta la combo figa. Cioè questo vedi, para, mena, ma mena male. Cioè, lui non vuole fa. La Saplex, così. Quello lo giustizio col coltello. Yeah, che bello, guarda che. Cioè, dai, è cafonissimo. Ma che gli volete dire? Ah, m'ha preso. Ah, un attimo. È tanto bellissimo che sotto quello che dice pulite per Scrotus. Dammi l'arma. Non si diverte. Vacca, erano tantissimi. Lo so, quella foto si adegua a tutto, ma è fantastica. Riroccia, perdonami, quanto ci spenderei per comprare cosa? Perché ora non mi ricordo il discorso. Il corpo caricato. No, vabbè, ma come ha fatto? Dai, stava.
mo ve voglio vedere. Dai, venite da papà. Prendete questo, sta freccola. Chi è, per favore, non ammazzarmi? Chi è? Ah, ecco. Mamma mia, è stata, ragazzi, devastante. Ah, Riroccia, guarda, ti dico anche quanto l'ho pagato, perché io non l'ho preso da Steam direttamente. L'ho preso da cosa? L'ho preso da un altro market e ho trovato un'offerta ottima. L'ho pagato 15 euro. Quindi, diciamo, a prezzo pieno non l'avrei comprato, ma per ragioni anche sapete, ragazzi, pure fare, diciamo, fare un riferimento su di me è un po' complicato, perché io i giochi non li prendo quasi mai al day one, pertanto è difficile anche dirmi ok, lo pagheresti 50 euro. Fondamentalmente non ne pago nessuno così tanto. Però come gioco a me piace, cioè, se avessi il tempo di farmelo come si deve, a voglia, io li pagherei, li spenderei i soldi, anzi, scusate. Qui c'è l'insegna. Sì, per me Principe li è valsi veramente tutti e 15. Per me è stato un ottimo. E intanto Legbe spera che non dover fare una diretta su Tomb Raider, perché quando potrebbe essere importante, no? Beh, fortunatamente... Spero di no, pure per me. Chiederò a Valerio di essere magnanimo. Allora, ragazzi, qui ho il campo completato al 66%, però cerchiamo di levarci qualche piccola cosa extra, visto che qui l'insegna l'ho vista. Poi vedete, ragazzi, è carino pure l'altro espediente, no? E per aumentare di livello e poi ottenere i punteggi leggenda per max, dovete fare determinate diverse cose all'interno del gioco, tra cui recuperare tot relitti, distruggere tot insegne, fare, diciamo, combo di certi tipi, fare colpi potenti. Insomma, il gioco fornisce moltissime condizioni extra da poter poi diciamo utilizzare per salire di livello, e questo lo vedete di qua. Guardate, vi faccio vedere dal tasto start. Voi avete, a parte le biografie che vi fanno vedere, diciamo, tutta una sorta di storia riguardo al gioco, ma anche una serie di palettature per i personaggi. Se prendete, ecco, per esempio, per ottenere questi portrait delle auto dovete trovare le auto, e ne verrà da sé che troverete anche a parte per le fazioni, ma otterrete anche le auto da poter utilizzare se le portate alla fortezza. Questi, per esempio, sono i porcospini, e se li incontrate vedete, ecco, i modelli delle macchine loro, che sono completamente diversi da quelli di Scrotus o di quelli delle carcasse. Ci sono i luoghi, abbiamo attrezzi e armi che fortunatamente per Max ne ho sbloccati parecchi, ed è carino perché, ecco, c'è anche tutto un discorso quasi ruolistico, se vogliamo. Per esempio, che potrete usare facendo salendo di livello utilizzando i rottami. E a sinistra vedete il rango leggenda che vi serve per salire di livello, e ad ogni rango di leggenda particolare ottenete diverse bonus. Abbiamo i tirapugni, che io ovviamente ho installato, gli spolverini fantastici, il chiodo da motociclista epico, che questo serviva da mettere. Abbiamo altri potenziamenti che serviranno e potranno essere utilizzati più avanti. Tra l'altro, fantastico. Chiazze d'olio in faccia, ma ce ne stanno moltissime altre. Allora, vediamo di qua, il fucile l'ho preso. Queste sono le mosse, ragazzi. Altre cose da poter sbloccare. Ce ne sono tantissime, come vedete. E questi, vabbè, li ho sbloccati tutti per primi, perché sapevo che servivano per l'esplorazione. Altra cosa fantastica a livello del garage. Cioè, potete fare diversi potenziamenti, e questi potenziamenti, alcuni sono legati alla storia. Vedete, questo potenziamento è una missione storia che dovrete sbloccare. E poi ci stanno i motori, anch'essi relativi alla storia. Ah, però vedete, accelerazione del V6 standard del 40%. Acceleriamo, andiamo forte. V6 robusto.
Ma oddio, scusate, vi ho tolto la schermata, ma ce ne stanno moltissimi altri. Ok, non c'è una grossissima personalizzazione per quanto riguarda la Magnum Ops, nel senso non è che potete attingere a milioni di cose particolari, quello no. Non è un Need for Speed però, ragazzi, quindi abbiamo una difesa antiabbordaggio, questa sarebbe stata carina da montare. Pertanto, allora, qui quanti me ne mancano? 3, un'insegna e due rottami. Però non stanno qui. Semmai poi le veniamo a prendere. Considerate, ragazzi, che anche trovare le insegne è molto particolare. Altra cosa simpatica della conquista degli accampamenti è che una volta conquistati potrete ottenere dei rottami ogni tot tempo, che vi serviranno per saranno forniti proprio dagli accampamenti. Anche questa cosa buonissima perché proprio comunque è comodo poterli poi utilizzare per gli sblocchi. Ragazzi, io la telecamera pure l'ho trovata molto bella, anche e soprattutto molto maneggevole da fare, da utilizzare, scusatemi. Aspettate che mi faccio secco. No, vabbè, incredibile. Ho preso la faccia della precisione. Ma sì, via. Oh, che peccato. Ma lui ce lo tiriamo così. Ah, però vedete, ci sta il... Aspettate che vado a prendere Keep the car i proiettili. standing. Tra l'altro, ragazzi, avete anche un fucile da cecchino? No, non mi dire. Non c'è la scala, devo buttare giù. Chi c'è lì in fondo? Siamo fatti questo volo, andiamo dalle altre macchine, facciamo i seri. No, questa volta principe no, ma questa volta no, mamma mia, ha preso proprio benissimo. Questa volta no, perché aggiunge alcune situazioni sceniche della... Vedi, per esempio, quando prendi gli avversari e comunque segui abbastanza il gioco. Cioè, ecco, in Risen il problema di Risen è che, porca vacca, tu praticamente eri costretto a doverla seguire continuamente. Invece qua ti segue la telecamera e questo è fondamentale, principe, soprattutto in un gioco dove io, voi direte, ma che sta facendo questo sciocco? In realtà mi scontro una macchina con l'altra perché così prendo rottami. E adesso me ne vado alla macchina mia, che sicuramente sarà stata riparata dal buon Chomp. Certo, come fanno ad andare in giro con queste macchinacce pure con una guidabilità orribile? Scende in corsa così mi fa proprio fare impazzire. Allora, andiamo a vedere qui che c'è un posto dove possiamo. Ti rendi conto? Ma sei serio? Ci dai cecchino qua sopra. Ok, vediamo che c'è in questo campo. Rottami. Considerate, ragazzi, che ovviamente non in tutti i campi ci stanno cose da fare, eh. Pertanto, allora, vi faccio vedere il si permette questo sciocco Fausto maledetto a spararmi a me, spari a me.
Fammi vedere dove posso salire, guarda veramente. Fammi vedere dove posso salire. Tra l'altro non ho acqua. Get ready! What's up? The gas counter! Situazione da... situazione di stallo. Vabbè, non mi puoi sparare da lì, dai. Follia. Come and get it! Porca vacca, ragazzi. Oh yeah! Ci provo. Just dreaming about killing. Get the wheels here. Dai, vieni. Sciocco. Ho capito, va, fammi serio. Sì, no, gli altri sono più che mad. Gli altri hanno proprio perso completamente la ragione. In tutti i sensi. Poi, ragazzi, io direi che alle 8 possiamo chiudere. Anche perché poi faremo comunque altre. Oh, che taverna questa. Ah! Me la potevo perdere questa cosa. Voi che guardate, potevo perdere questa occasione. Che c'è? Che mi mangio? Bravo Max. Ingurgita, mangia. Mi sono pure preso un coltello. Vai. Ah, lì c'è pure acqua. Allora scusate ragazzi, ma devo prendere l'acqua. Che scene. Chi c'è lì? Ah, sei sceso. Vado a un bestiello. Di retro, di retro! Ah, non l'ho preso! È morto? È morto. Ecco, principe, questo vuol dire essere mad veri proprio. Dai, un altro. Oh. Oh, tiè. Non mi provocate. Dammi un altro coltello. Ce ne sono altri. Dove sono? Non ci sono. Oh, Riroccia, buona serata, grazie della compagnia. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci perché ci saranno altre fighissime dirette, io ve lo dico. Anche perché adesso cominciamo un attimino a prendere un ritmo più serrato. Come diceva il buon Val, tenete d'occhio il sito perché ne vedrete delle belle. Oh, eccola, l'acqua. Quali ossa, principe? Tra l'altro, ragazzi, fantastico perché
Potete anche assedare gli, tipo le persone che stanno, degli esploratori della zona, che però voglio dire sono maltrattati e bistrattati. C'era solo quello. No, tre rottami, che io non vedo. Io che pensavo di trovarli qui. Ma più che ossa di dinosauro, sai, potrebbero essere molto più semplicemente ossa di elefante, ossa di comunque animali di grossa taglia. E dinosauro ovviamente no. Anche perché, vedi, queste qua. Anzi, ma queste non sono ossa però. Ah, ma certo, principe, che stupido. Considerato che si sono prosciugati anche dei mari. Perché la. No, non stiamo considerando il fatto che l'ambientazione dovrebbe essere appunto, essendo post-apocalittica, diciamo così, credo che anche qualche mare si sia prosciugato, eh. Potrebbero essere ossa di balena. Non lo escludo. Qui che c'è? Parti squadra, andiamo, andiamo tutto. Facciamo questo campo e poi direi che ragazzi ci possiamo salutare. Something about this place makes my head stand up. C'è qualcosa in questo posto che mi fa rizzare i capelli. Cosa sarà? Ah, un tizio che scende le scale. Vieni, vieni. Fuori una violenza sto gioco. Oh, randaggio sbullonatore. Allora, ragazzuoli, ci sta una tempesta. Andiamo a vederla. Aspettate, raccogliamo al volo. Qui c'è qualcosa. Poi, ragazzi, a me a livello di ambientazione piace proprio perché. Poi principe, oddio, sei rimasto tu. Non so se c'è ancora Razer o comunque se ci stanno altri spettatori che ci stanno guardando. Cioè, a me l'ambientazione ci stanno un sacco di piccole sfumature di caratterizzazione, no? Tutte queste zone praticamente lasciate a loro stesse. Comunque l'illuminazione. Tutti questi oggetti molto post-apocalittici alla Kenshiro, sono fighissimi. Ovviamente, ragazzi, quello che dice Principe è oro colato. Chiunque ci segua è invitato a fare follow sul canale e ovviamente a seguirci sul nostro sito, che è www.gamesurf.it. Abbiamo preso tutto. Io direi, principe, che vi lascerò con il posto indicatore. Vi lascerò proprio con il dirigibile, il pallone aerostatico. This could work as cover. Che sta lì, così vediamo cosa c'è, cosa ci offre la mappa. Cioè, dai, l'ambientazione principe è fantastica. E sicuramente, ti ripeto, oltre a essere fa. Aspetta, questa me la devo godere di scena. Vediamo se posso perderla in qualche modo.
Devo provare a chiamare il gobbo perché sulla mia auto ho l'arpione. Certo che ti sei parcheggiato davanti al cecchino, sei un genio. Ma d'altronde sei un gobbo malefico. Sneak shot! Guarda come te lascio, principe. Ma perché? Me lo lascio. Intanto questo che viene via con me. Questa cosa è fantastica, principe. A me questa arpione mi fa veramente morire, fighissimo. Don't stray. Yes, I will protect your sight. Oddio, con una bella esplosione sarà difficile perché non ho visto altre macchine. Intanto mi prendo i rottami. Che è cosa buona e giusta, mangio del buon cibo de per cani, il Dinky D, che questo, ragazzi, lo trovate anche, puro riferimento al film, chiaramente, ai film anche d'epoca. Allora, c'è la benzina? Chissà, vediamo subito. Sì, ci sta. Ah, e ovviamente, principe, già che tu stai qua, inauguro con te questa cosa. E dici un gioco, dimmi un gioco, anzi, che vorresti vedere streammato. Magari vedere streammato proprio da me. Lancio pure questa sorta di... invito. Non dico sceglietevi il recensore, perché sembra una cosa... Cioè, scusate, sceglietevi lo streammatore, no? Il recensore. Però, ragazzi, potrebbe essere una cosa carina. Intanto io sto dando un'occhiata con il binocolo. Ma eccoli qua i punti di interesse. Diteci gioco e magari streammatore. Che se è possibile farlo, ragazzi, dai, è una cosa carina. Secondo me è una cosa molto carina. Allora, intanto qui abbiamo visto tutto, mi sembra proprio di sì, possiamo scendere. Ma quello che vuoi, principe, sia nuovo che uscito, non è importante. Un gioco che vorreste vedere streammato, un gioco che vorreste rivedere, un gioco che vorreste vedere streammato, condividere, parlarne con noi. Quello che volete, anzi, quello, per adesso quello che vuoi, perché, principe, mi sa che adesso sei tu a gestire la chat. Alien con Roberto, principe, ma tu gli vuoi proprio male. Perché Roberto lo vedrò difficilmente streamare un alien. Anche se effettivamente Roberto l'aveva pure detto, che possi in ammaillo. Beh, dacci almeno un'alternativa, principe, così almeno abbiamo più di una cosa.
Cioè, penso che Roberto, prima che streamerà Alien, dovrà fare una cura dallo psicologo, perché... Oh, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Intanto diamo da... Allora, se dici Red Dead Redemption, io adesso cerco di innanzitutto vedere se riesco a rimediare una PS3. Perché se c'era sul PC, principe, tutta la vita. Sì, abbiamo fatto anche la buona azione prima di andare via. Allora, guarda, adesso provo a rimediarla questa Play 3, perché io ho solo la Play 4. Quindi è un po' complicato, però si potrebbe fare. Ah, poi ragazzi, è carino perché quando aumenterete anche i punti di max, tornando un attimo al gioco, che sono i punti leggenda, vedete? Questo era il discorso che diceva anche Valerio dal punto di vista della benzina. Io ho alzato l'adattamento. Alzando questo migliora l'abilità di max di consumare meno carburante alla guida dei veicoli. Quindi forse è anche per quello che... Qui ci sono tutte le prove, vedete? Ce ne stanno di tutte e di più. Age of Empires 2 lo posso fare quando vuoi, principe. Perché quello ce l'ho, non l'ho mai disinstallato. Quindi te lo faccio più che volentieri. Quindi allora, abbiamo la... Ma lo sai che ti dico, principe? Quasi quasi. A parte che potete vedervi... grande, grande salto. A parte che potete vedervi le repliche, perché... Allora, organizzando... Mo datemi un momento... Perché potrebbe anche essere uno streaming serale, ragazzi. Quindi lo dico a principe, ma ovviamente l'invito è aperto a tutti. Chiaramente in confacenza con N situazioni. Ma lo streaming su Age of Empires lo faccio volentieri. E quando trovo la Play 3 te lo faccio pure su Red Dead Redemption. Intanto io me ne vado da Gaza. Sì, da Gaza. Poi ragazzi, guardate anche le texture del personaggio, sono molto belle. Anche la barba è fatta bene, cazzarola. Veramente figa. Quindi allora metto in download Age of Empires, principe. Sei sicuro della tua scelta? Io lo stampo, c'ho la... Guarda, serale, principe, io li posso fare anche verso le 9. 9:10, sono streaming molto rapidi, parliamo di un'ora di streaming, ma deve essere una cosa che facciamo per divertimento o per rievocare i vecchi fasti del mondo videoludico, quindi chiedetelo anche io. Adesso per esempio approfitterò della follia di griffa, no Gazza? Approfitterò della griffa di metà settimana in tutti i sensi per comprarmi Green Fandango Remastered, che quello, ragazzi... Secondo me è d'obbligo. Questo infatti è un live, io lo devo dedicare. Green Fandango. Devo vedere la carta di credito se c'ho i soldi. E me lo compro. Allora, pure la fascia oraria, principe. Ovviamente mettiamo news sul sito, così saprai il giorno. Tiè, c'ho l'HD Edition di Age of Empires. Possiamo fare quello che vogliamo. Quello che vogliamo. C'ho anche Age of Mythology. Allora, aspetta che metto, do una botta ai cosi di griffa, giudizio, essenza, volontà, adattamento, e mettiamo la modalità furia, dai. Eccoci qua, succhia benzina livello 6. Allora ragazzi, io direi che a questo punto possiamo lasciarci qui. Io vi rinnovo l'incontro per i nostri live, l'incontro sul sito. Venite a darci continui feedback sui giochi che più preferite, mi raccomando. Tanto ci saranno ulteriori recensioni in arrivo. Io anzi ve lo dico in anticipo, sto lavorando anche a One Piece, quindi al Pirate Warriors 3, pertanto vedrete qualcosa anche su One Piece molto presto, ragazzi, sicuramente in settimana. E quindi mi ha detto che la fascia ci siamo per la fascia serale, quindi io la
la tengo per fatta. Intanto rimettiamo il nostro bannerino, fantastico. E appunto, seguiteci sul sito, come vi invita a fare il nostro buon principe Romolo, perché vi metteremo tutte le informazioni circa gli eventuali live che facciamo. Ovviamente ragazzi, guardatelo giorno per giorno, perché fare una pianificazione non è mai semplicissimo. Quindi cercheremo di stare sul pezzo con tutto, il più possibile. Ragazzi, io vi saluto, grazie della compagnia. Perfetto, principe, fatto bene a dirmelo, così io magari vedo i giorni dispari. Ma vai tranquillo, principe, fatto bene, anche perché una diretta serale è proprio un pourparler e cerchiamo di farla proprio a modo di divertimento. Deve essere una cosa leggera, un'oretta, e all'insegna del completo devasto. Cioè, ci dobbiamo divertire parlando di videogiochi. Ciao principe, buona serata a tutti e vi auguro buon game con qualsiasi cosa state giocando. Fatevi sentire e fatevi vivi. Buona serata ragazzi.